Presidente, cosa ne pensa della nuova situazione dei GAL? Quale sarà il futuro degli stessi? È una bella domanda. Allora, per cercare di fare un po' di chiarezza ed essere seri al di fuori della retorica o di chi tira da una parte o dall'altra, allora noi dobbiamo prendere atto che il nuovo assessore all'agricoltura, Leonardo Di Gioia, ha per la prima volta, dopo tantissimo tempo, siamo alla quarta programmazione dei fondi leader, ha deciso di porre delle regole. Perché finora, nonostante avessimo invocato in passato delle regole, queste non erano mai state prese in considerazione. Quindi fin qui va tutto bene, va. Non c'è, voglio dire, nulla di strano se non la presa d'atto di una volontà dell'assessorato. Quello che è mancato in questa, voglio dire, in questa voglia di fissare delle regole precise che valgono per tutti è che non si è tenuto in nessun conto, voglio dire, la situazione dei singoli territori dove ci sono gruppi di azione locale che hanno lavorato benissimo, gruppi di azione locale che hanno lavorato benini e gruppi di azione locale che hanno lavorato malissimo, sperperando risorse. Allora, bisognava che ci fosse anche da questo punto di vista, diciamo, un'analisi un po', insomma, che andasse incontro a quei territori che comunque hanno creato delle buone prassi. Detto questo, che cosa sta succedendo? Dopo un primo momento in cui la Camera di Commercio si è mobilitata perché c'erano nuovi criteri, ha formalizzato col suo partenariato, quindi associazioni agricole, consorzi di bonifica, università, ha praticamente cominciato a parlare per cercare di capire come ci si doveva muovere. Quindi, in un primo momento i comuni, i territori non sono stati coinvolti in un primo momento, dopodiché su sollecitazione, voglio dire, nel mio caso dei comuni, si è aperta una trattativa, perché il problema è, l'assessore dice, in base ai nuovi criteri devono nascere dei nuovi GAL, ok? Dice, se fosse stato per me io non avrei fatto il bando per i GAL già esistenti, ma solo per i nuovi. Il problema è che il regolamento di Bruxelles prevede che al bando possono partecipare sia i vecchi soggetti che i nuovi soggetti. Quindi i territori pugliesi, e qui parlo come coordinatore del GAL pugliese, stanno lavorando chi per adeguare il soggetto esistente nella maggior parte dei casi, e in alcuni casi fanno nascere nuovi comitati promotori perché con l'unione GAL-GAC è più facile ragionare facendo nascere un nuovo soggetto. Allora quello che io ho chiesto e chiedo, e su questo voglio dire, io ho anche incontrato la disponibilità dell'assessore, e cioè, se ci sono le condizioni di tutto il partenariato, ma quando parlo di tutto il partenariato, quindi non solo le associazioni agricole, la Camera di Commercio, ma anche i comuni, ma anche i soggetti privati, se c'è questa volontà di fare in modo che il vecchio soggetto si possa adeguare secondo i nuovi criteri, lasciamolo fare, cioè non è obbligatorio fare in un modo o anziché in un altro. L'unica cosa certa è che qualunque strada si segua, comunque viene cambiata la governance dei futuri GAL, cioè comunque quelle modifiche valgono per tutti, quindi cambia completamente il modello di governance in tutti i GAL della Regione Puglia. Questo è quello che sta succedendo. Certo, c'è un momento di grande fibrillazione nei territori, perché nel caso per esempio del mio GAL, io non è che posso chiudere Meridaunia, perché noi abbiamo, voglio dire, situazioni aperte, convenzioni aperte, polizze che sono state accese perché abbiamo un capitale sociale molto alto, e quindi non posso, cioè, ci sono problemi di natura sia tecnica che economica. Far adeguare il GAL esistendo non vuol dire voler mantenere una posizione di privilegio, perché quelle regole comunque vanno a cambiare la futura governance. Tanto per intenderci, i consigli di amministrazione, che saranno espressione dei vari soggetti, cioè i sindaci eleggeranno il loro candidato, gli altri enti pubblici eleggeranno il loro, le agricole eleggeranno il loro, alla fine viene fuori qualcosa che comunque andrà a incidere, nasceranno nuovi presidenti, nuovi direttori, voglio dire, cambierà tutto. In
questo quale sarà il ruolo della Camera di Commercio? Ma il ruolo della Camera di Commercio, che sta svolgendo con grande serietà e professionalità Fabio Porré, che è un ruolo fondamentale, e cioè la Camera di Commercio in questo momento è quello che tiene, come si dice, la bussola e indica la direzione, e cioè la Camera di Commercio assieme al partenariato, laddove vede che c'è la volontà del singolo territorio di ripartire da quello che c'è adeguandolo, secondo me deve assecondare questa volontà, che deve venire dai territori, cioè non lo posso decidere io, lo devono decidere i sindaci, le associazioni, i privati che ci sono. Laddove non ci sono queste condizioni è giusto che si segua un'altra strada. Io dico sempre, laddove ci vengono date nuove responsabilità, queste responsabilità devono essere esercitate, cioè nel senso che avere più potere contrattuale vuol dire avere maggiori responsabilità. Questa è la mia posizione.